Salve a tutti, bentornati nel mio canale. Anche oggi un video breve, il titolo avete visto è un po' provocante, ma appunto io riporto poi le mie esperienze settimanali, sarebbero tante le cose da dire. Mi è capitato però un paziente, una persona tra l'altro bellissima persona, anche molto educata, in trattamento in TRT, che mi riferisce che ha quelle sensazioni di benessere, specialmente sulla sfera sessuale, perché è una persona molto attenta anche a questo benessere. Noi abbiamo iniziato una TRT a scopo terapeutico, che chiaro non si fa per aumentare, per migliorare l'erezione, però aveva un ipogonadismo importante, abbiamo ottimizzato i suoi livelli e ha avuto un entusiasmo sulla terapia perché gli ha dato un benessere psicofisico. Considerate che ha ultra ottantenne, addirittura gioca a tennis quotidianamente e che è migliorato di molto la qualità della vita ed è contentissimo. Ha iniziato però a chiedere in quest'ultimo nostro incontro se ci fosse la possibilità di aumentare un po' il dosaggio. Eravamo su un dosaggio classico che tutti conoscete, perché quel beneficio che aveva sentito all'inizio si è un po' perso. È pur vero che iniziava anche con una nuova compagna che adesso poi, essendo sempre la stessa, non è che si perde, voglio dire, non voglio screditare i sentimenti, però quello che è la pulsione sessuale chiaramente nel tempo tende a modificarsi in altri aspetti, no? In altre sensazioni, e quindi quell'aggressività sessuale che una coppia ha all'inizio tende poi a subirsi nel tempo, probabilmente anche a migliorare. Non sto dicendo, parlando male dei rapporti che si prolungano nel tempo, anzi, ben vengano. Guardando però le analisi, non ci vedevamo da un periodo di tempo programmato, e quindi lui ha provato in sé da solo ad aumentare un po' il dosaggio, e gli esami che ho visto non mi sono piaciuti, perché il nostro obiettivo è stare al di sotto dei range massimi, riferendosi a quello che è il momento un po' migliore della nostra vita ormonale, sempre nel rispetto anche dell'età della persona e del suo metabolismo. Chiaramente mi sono trovato un testosterone di 17, un testosterone libero di 108 ed estrogeni a 96. E siamo al di sopra della fisiologia, siamo al di fuori dei perimetri. Inizia anche a diventare un qualcosa di pericoloso, perché ad esempio anche il testosterone libero protratto nel tempo è anche causa di un'ipertrofia ventricolare sinistra. Girando il foglio trovo un ematocrito a 56,1. Abbiamo parlato dell'ematocrito in TRT, che è essenzialmente un'eritrocitosi, però qui stiamo sconfinando. Questo perché faccio questo video che è quasi a favore di chi è detrattore della TRT, proprio per dire che questi percorsi ormonali devono essere fatti con raziocinio, affidandosi a un medico, che non devo essere assolutamente io, un medico che si occupi di questi argomenti, e un paziente che però rispetti anche le indicazioni e che non faccio il fai da te, perché ormai oggi basta aprire un forum, scrivere TRT e chiaramente ci sono tutti i consigli che ci servono. E talvolta però non c'è il corrispettivo di quello che è la fisiologia, la soggettività del paziente. Ognuno di noi ha il suo metabolismo, ognuno di noi può avere delle patologie congenite, genetiche, che predispongono alla trombosi, ognuno di noi ha la propria alimentazione, ognuno di noi ha la propria massa di tessuto adiposo che contiene enzimi aromatasi, quindi tutto deve essere poi in maniera sartoriale cucito sulla persona. E comunque abbiamo chiaramente interrotto un attimo la terapia, siamo entrati con il Gonasi, a brevissimo si ricontrollano gli esami e si inizierà adesso, dopo, con un dosaggio dedicato e rispettoso dell'età della persona, ma gli ho raccomandato che qualsiasi cambiamento, che poi è stato confessato, deve essere fatto riferendosi a me, o altrimenti sono costretto ad abbandonarlo come paziente, perché diventa poi un cavallo senza redini, è difficile da gestire. Se invece facciamo i nostri percorsi terapeutici con i dosaggi rispettosi dei nostri perimetri fisiologici, allora l'ottimizzazione ormonale, che fa anche la donna con le terapie ormonali, che possono essere di tipo iniettivo, di tipo bioidentico, di tipo galenico, adesso non sto neanche a specificare, sicuramente in quel modo gioveremo dell'ottimizzazione ormonale, come dico sempre, lo fa anche la persona affetta da patologie tiroidee che prende una terapia sostitutiva con ormoni tiroidei, la persona diabetica che fa una terapia sostitutiva con l'insulina, appunto la persona ipogonadica che fa una terapia sostitutiva con il testosterone. Non vedo differenze io in questi approcci. Quindi sono un po' contrario a chi demonizza a priori le terapie ormonali perché scatenano fantomatici tumori. Rispettiamo chiaramente sempre tutto il metabolismo, dobbiamo chiaramente sincerarci della salute della persona, però
Però bisogna anche avere le giuste competenze che ci permettono di gestire l'ormone, i suoi derivati e i cambiamenti metabolici che avvengono con tranquillità e onestamente anche con competenza. Queste sono così, pillole che mi vengono in mente in immediato mentre sono in viaggio in macchina, ma mi permetto di trasferirle perché magari anche una parola può essere un'esperienza comune e possiamo scambiarci anche le esperienze su questi percorsi. Con questo vi saluto, auguro a tutti una buona giornata e ci vediamo nel prossimo video.